siamo qui per mettere 10.000 piatti vuoti in piazza, per raccontare tramite un evento di pixel art che nel mondo c'è ancora gente che ha il piatto vuoto. Noi CEFA, organizzazione umanitaria, vogliamo avvicinare Bologna, raccontare alla città che si può fare qualcosa, e quindi gireremo questi piatti vuoti e verrà fuori il disegno di un trattore, perché è il trattore che per noi CEFA è il simbolo della vittoria sulla fame. Il lavoro in agricoltura, il lavoro con l'acqua, i pozzi, i canali di irrigazione, tutto questo per dare cibo a chi non ne ha. È un insieme di comunicazione, di arte, di solidarietà e di volontariato, perché oggi sono centinaia i giovani che sono coinvolti per realizzare questa iniziativa. In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, il CEFA ha realizzato questa iniziativa per ricordare in modo particolare la tipologia della vocazione del CEFA e dei progetti di sviluppo, uno sviluppo che parte dall'agricoltura, perché attraverso l'agricoltura possiamo raggiungere l'autosufficienza delle popolazioni con le quali lavoriamo, e attraverso l'agricoltura riusciamo a contattare tutte le famiglie e attivare dei processi di autosviluppo, di responsabilizzazione, così che il nostro intervento sia duraturo, e l'aiuto vero consiste nel mettere le popolazioni locali in grado di non avere più bisogno del nostro aiuto. Dopo che abbiamo girato i piatti e si è formato il disegno del trattore, li rigireremo un'altra volta e si realizzerà la spiga di grano. Vogliamo, grazie a tutti voi, raccogliere fondi per 8 pozzi in 8 scuole del Sud Sudan. Seguiteci su Facebook, seguiteci sul sito cefaonlus.it e aiutateci, veramente una giornata di grande sensibilizzazione per tutto il mondo. Il ricavato della giornata di oggi aiuterà i progetti in Sud Sudan, nell'agricoltura, negli ortaggi soprattutto, in una situazione di grave precarietà, e intravediamo, oltre che un maggiore sviluppo delle scuole, una possibilità di autosostenibilità di un certo numero di famiglie. Direi che è una parte della bella società che Bologna esprime e che rappresenta quelle cellule, diciamo, di volontariato e di capacità di solidarietà che rendono buona la nostra società bolognese. In Africa siamo presenti in Tanzania, in Kenya, in Marocco, in Sud Sudan, in Somalia, dove appunto, partendo da situazioni di emergenza, siamo arrivati a una riabilitazione e anche sviluppo locale con autosufficienza alimentare. I nostri progetti non si occupano solo di agricoltura, sono progetti integrati, nel senso che partendo dall'agricoltura si cerca di dare una risposta ai bisogni complessivi della popolazione, intervenendo anche appunto nelle scuole, nell'aspetto sociosanitario e nell'organizzazione in genere delle politiche anche ambientali locali. Sì, è uno slogan che ci è stato imposto dagli africani, sono loro che ci dicono: noi siamo sempre qui, tu dove sei? E noi l'abbiamo ripreso in tutti i viaggi che faccio, quando sono andato l'ultima volta in Sud Sudan: e tu dove sei? Sei qui, noi siamo qui, tu dove abiti? Dove sei? Sembra quasi una richiesta di stare con loro, e noi abbiamo ripreso questo slogan da loro per veramente dire a tutta la città: state con i ragazzi africani, e noi CEFA siamo solo un tramite per avvicinare la città di Bologna al Sud Sudan.